Cari amici, buongiorno. In questa particolare occasione dei risultati dei referendum ho trasferito l'ufficio, l'ho posto in una locazione più personale, più vicina, più consona. Allora, ieri ero a Livorno a fare il mio diritto, non dovere, di espressione del mio voto. Presumo sappiate tutti, da buoni livornesi o non, o per chi mi conosce, quale sia stata la mia crocetta. Dunque, mentre tornavo indietro ieri sera, mi è venuta così un'idea. Avevo con me un registratorino Sony portatile e ho, mentre camminavo in macchina, fatto una serie di divagazioni sul tema. Ovviamente, ora ve lo farò risentire, senz'altro dico, non avrà un'ottima ricezione, abbiate pietà, però il succo e le parole sono abbastanza udibili. Una volta che avrete sentito, gradirei avere un vostro riscontro in un modo o nell'altro. Se simpatico, ben volentieri, se meno simpatico, da buon democratico, lo accetto lo stesso. Ora do il via a quella che è la registrazione. Paradossale ipotetica intervista a Sebruletta Palatini, come voi ricorderete, personaggio dantesco che è stato visto tra i lussuriosi, oggi il termine è un po' diverso. E io domando a Sebruletta Palatini, mi dica, cosa ne dice lei oggi del mondo odierno? Qual è secondo lei la situazione dei lussuriosi, dei deviati, dei pederasti, eccetera? Beh, io le rispondo con molta sincerità, tanto più che ormai all'inferno ci sono, per cui perché dovrei dire le bugie? Beh, sono molto, molto meravigliato degli ultimi due episodi concernenti, riguardanti quelle che voi chiamate elezioni e referendum. Perché sei volenta? Ma certo, perché io dico, io sono un lussurioso ormai, ed era la mia natura contraria, la mia natura deviata, ma hanno perso i vostri antagonisti una elezione amministrativa, come si chiama, eccetera eccetera, facendo e conducendo in un modo, francamente lo si vede anche dall'inferno, orribile, orripilante, assurdo, quella che voi chiamate campagna elettorale, e indubbiamente i risultati gli hanno dato contro, hanno preso una bella batosta. Va bene, Sebruletta, e allora dove va a parare lei? Con calma, ora le spiego. Allora, dopo questa prima batosta, cosa è successo? È successo che si è presentato un altro tipo di elezione che voi chiamate referendario, mi pare. Noi dall'inferno abbiamo notizie, però sono sempre di terza, quarta, quinta mano, perché vengono sempre filtrate da chi ci controlla. Comunque, referendarie, e nonostante la batosta precedente, anche in questo caso hanno fatto l'impossibile per perdere e prendere un'altra batosta, e hanno perso e l'hanno presa. Ma sì, sei Brunetta, e lei cosa ne ricava da tutto questo? Se lo ricavo il come, ed è attinente alla mia natura. Io, come voi sapete, sono stato un famoso, deviato sessualmente parlando,
e ci godevo e ne traevo sommo gaudio. Dopo pensare che anche questi vostri antagonisti ricavino un piacere e una gioia e un godimento da continuare a prenderlo la prima volta e la seconda volta, dove io l'ho sempre preso molto volentieri, ma... Qui è finita la registrazione del piccolo sketch, di una piccola chicca, mi sono divertito. Sono qua nel pieno del bosco, della boscaglia, i colori sono marroni dalla pioggia, dall'umido, eccetera. Sono nel mio habitat, come i funghi hanno il loro habitat, gli animali hanno il loro habitat e anch'io ho il mio habitat. Mi sto isolando un po' per godermi, non alla Brunetto Latini per l'amor di Dio, ma per godermi con sommo gaudio, ripeto, non nella maniera deviata, il Corriere della Sera, trionfo dei sì, un colpo al governo. Il 95% ha scelto di cancellare le leggi su acqua e legittimo impedimento, sottolineo, e legittimo impedimento. Fermato nucleare, Bersani, il Cavaliere vada al Quirinale e si dimetta, ma non c'è bisogno, Bersani, di suggerirgli di andare al Quirinale. Lo stato delle cose, la natura delle cose, obbligheranno, ci sarà qualcuno che lo obbligherà, magari se lo porta con le pastoie da qualche parte. Di Pietro, sbagliato a strumentalizzare, Di Pietro continua a strumentalizzare viceversa per conto proprio. L'affluenza al referendum sfiora il 57%, vorrei dare un dato velocissimo della mia Livorno. Livorno ha partecipato alla vittoria, al raggiungimento del quorum con una partecipazione del 68%. Forza Livorno, arrivederci.